Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Archizon e pronti per questo folle video, come già avete visto dal titolo. Prima di cominciare, sigla! Ok ragazzi, come vi preannunciavo dal titolo, come collegare lo spinner al flex e vedere a che velocità pazzesca arriva. Ok, cominciamo subito con la fido spinner e a rimuovere il cuscinetto centrale. Ok. Va bene. Per un caso fortuito, il foro dello spinner coincide perfettamente con il foro del flex. Un po'. Vediamo anche cosa taglia lo spinner collegato al flex. Ok, leviamo tutta sta roba. Da prendere un pezzo di legno e un tubo di plastica. Ok ragazzi, sono in officina e ho preso maschera di protezione, un tubo di cartone, un tubo di plastica e un pezzo di compensato. Con una cosa adesso vicino alla telecamera, così vediamo lo spinner a che velocità arriva lo flex. Vediamo. E avviciniamo la telecamera. Consumate le spinner, guardate qui. Ok, visto ciò io mi fermo qui, se no mi spezzo lo spinner e mi faccio proprio male. Oddio, che assurdo, guardate qui, ho consumato la testina dello spinner. Ah, aiuto, ci ho fatto un altro giro. Ok ragazzi, il video è finito, ho scoperto che lo spinner è fatto in una plastica schifosa che non taglia niente, neanche il cartone, perché si è consumato lo spinner e non neanche scalfito questo tubo di cartone. Non ho avuto il coraggio di provare con la plastica e neanche con il legno. Ok, ho rovinato uno spinner, ma mi sono divertito un sacco. Iscrivetevi al mio canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!